Mercoledì prossimo, 18 agosto, Elio Germano, Palma d'Oro quest'anno a Cannes, sarà ospite della prima serata della 15ª edizione del Vasto Film Festival. Per le serate successive, gli ospiti saranno Isabella Aragonese, Carlo Lizzani, Edoardo De Laurentiis, Rocco Papaleo, protagonista anche di uno speciale concerto di mezzanotte gratuito dopo la proiezione del suo Basilicata Coast to Coast ed Ennio Fantastichini. Anche quest'anno abbiamo scelto un tema, quello della diversità, anche perché veramente il panorama cinematografico di quest'anno, sia come proposte italiane, sia come proposte straniere, offre tantissimo. Quindi diversità a 360 gradi, diversità di genere, diversità di culture, una riflessione sull'integrazione. Ci sono veramente film belli e che fanno anche riflettere nella direzione giusta. E accanto a questi ospiti, ovviamente dopo l'anno di impasse dell'anno scorso, dovuto al problema del terremoto, insomma un po' non ci sembrava nemmeno opportuno, sia da un punto di vista finanziario sia dal punto di vista della festa, fare qualcosa di più, quindi un'edizione diciamo un po' più in sordina, quest'anno ritornano delle proposte di notevole spessore. Abbiamo preferito questi ospiti che del cinema italiano quest'anno hanno avuto la Palma d'Oro a Cannes, come Elio Germano, che è un attore, uno dei più grossi attori italiani in questo momento. E poi abbiamo la Aragonese, Isabella Aragonese, premiata per varie cose, oltre ad essere la madrina del Festival di Venezia 2010, è stata anche premiata per I 10 inverni, questo film con Valerio Mieli che ha preso il Nastro d'Argento e il David Donatello. Poi abbiamo un maestro del cinema che è Carlo Lizzani, maestro del neorealismo italiano. Rocco Papaleo con la sua band, che è un attore comico e si è inventato regista quest'anno, è stato premiato con Basilicata Coast to Coast. E per finire Ennio Fantastichini. Anche quest'anno, come negli anni passati, ci saranno tante anteprime che seguiranno le manifestazioni serali con ospiti di riguardo. E ospiti molto importanti, attori, e naturalmente saranno tutti sul palco che parleranno e saranno intervistati da il nostro caro amico ormai vastese di adozione Tonino Pinto. Poi ci sarà anche Laura Dell'Icolli, la presidente dei giornalisti cinematografici italiani, e un giovane emergente, ma non molto emergente perché è abbastanza affermato, Maurizio Di Rienzo. Non mancherà infine uno spazio per giovani autori. In collaborazione con il premio Solinas verranno proposti 4 cortometraggi vincitori del concorso e saranno proiettati 3 corti realizzati da ragazzi vastesi, Delfina di Lara Celenza, Stella Maris di Lorenzo Trovato e Solo di fronte ad un bivio di Simone La Rana. Le proiezioni in Piazza del Tomolo in Corso Italia sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Gli incontri d'autore a Palazzo Davalos, comprensivi del film abbinato, sono a pagamento. Le proiezioni al Davalos della sezione Premiere sono a pagamento 8 euro. Gli eventi speciali con Carlo Lizzani ed Ennio Fantastichini sono regolamentati da inviti in distribuzione gratuita fino all'esaurimento presso la segreteria organizzativa ed ogni persona potrà ritirare un massimo di 2 inviti.